Venditalia 2024 continua. Siamo allo stand di Caffè Moreno SRL, il caffè napoletano ormai presente davvero in tutta Italia e in tanti paesi del mondo, che oggi è come sempre rappresentata, così come da 2 anni a questa parte, dalla responsabile comunicazione e marketing dell'azienda, Vittoria Percoco. Ciao Vittoria e bentornata. Ciao Fabio, bentornata a te e benvenuti a questa nuova edizione di Venditalia. Noi ci siamo incontrati non più tardi di 8 mesi fa a OS, un incontro che ci ha consentito di presentare le ultime novità in ambito Horeca, ma qui si parla di distribuzione automatica e quindi... E quindi significa che le novità sono ben diverse. Come sempre noi cerchiamo di riproporre le nostre miscele classiche con i sistemi più diffusi sul mercato che ormai conosciamo, dalla cialda alle varie capsule compatibili con i sistemi. Più ci sono altre novità che vi farò spiegare dal nostro commerciale, responsabile commerciale della distribuzione automatica, Andrea, che sicuramente sarà più bravo di me. Andrea Cotino, che per noi è una vecchia conoscenza dal momento che l'abbiamo intervistato ben 6 anni fa. Bentornato Andrea. Esattamente, buongiorno Fabio, buongiorno a tutti voi. Buongiorno a te. Allora spiegaci in poche parole quali sono le novità che quest'anno Caffè Moreno ha portato a Venditalia 2024. Allora, le novità portate a Venditalia sono praticamente l'inserimento di solubili a marchio, diciamo, nostro, interamente compatibili per macchine Nespresso, A Modo Mio e Dolce Gusto. Inoltre a breve inseriremo una linea nuovissima, che è la linea Napoli, che abbiamo presentato per il momento per la Dolce Gusto, e sarà disponibile a breve per tutti i formati di grani vending, di cialde e anche di miscele per il macinato per casa. Beh, non mica poche cose tutto sommato. Prima di iniziare la nostra intervista, tu, ma anche Vittoria, mi diceva: ma in effetti abbiamo portato poche cose. Poi alla fine uno immagina che siano poche, perché il gran lavoro realizzato da voi in fatto di progetto e sviluppo, nuove referenze, cade in secondo piano. Per voi l'importante è il prodotto finale e quello che realizzate insieme alla completa offerta per il vending va certamente a rendervi merito. Beh, certamente siamo un'azienda che ormai da tanti anni si dedica tanto a questo settore. La nostra prima fiera Venditalia è stata nel 1995, Fabio, quindi tu lo sai bene, e quindi noi cerchiamo di impegnarci sempre di più per dare a questo settore il giusto valore che merita, e con i nostri uffici di ricerca e sviluppo cerchiamo sempre di portare innovazioni, di proporre nuovi packaging sia di formato sia che di immagine, quindi cerchiamo sempre di stare al passo. Ecco, voi, come dicevo prima, lo fate passare in secondo piano perché state tutti i giorni a ricercare e sviluppare nuove referenze. Poi fate bingo, dite: ok, questa è buona, mettiamola da parte, passiamo a fare packaging e tutto il resto. E allora io desidero ringraziare entrambi, innanzitutto Andrea. Grazie Fabio, grazie a tutti voi. È stato un piacere rivederti, piacere di rivedere anche te, Vittoria. Ci rivedremo certamente in uno dei prossimi appuntamenti fieristici dei prossimi mesi. Vittoria Percuoco, responsabile comunicazione e marketing di Caffè Moreno, grazie. Grazie Fabio, grazie a tutti, ci vediamo sicuramente molto presto.